Buonasera ragazzi, sono Giuseppe, la leggenda di Kagoshima, e questa sera andremo a mangiare io e mia moglie del sushi alla catena di ristoranti forse più famosa del Giappone, chiamata Hamazushi. Guardate, non vedo l'ora, sono proprio, non sto più nella pelle. Volevo fare una battuta che avesse a che fare col pesce, però essere un pesce fuor d'acqua non è molto. Marco, sono Peppe. Vabbè, andiamo. Come dicevo poco fa, appunto, andremo a questa catena di sushi molto famosa e grande in Giappone, chiamata Hamazushi, che sicuramente avrete visto in un sacco di miliardi di altri video, cioè, riguardo il Giappone, perché acchiappano molte views. E consiste in quella sorta di ristoranti in cui ci sono effettivamente i camerieri, ma vieni servito con questo trenino. Tu fai gli ordini con questo tablet, tutta la cosa è computerizzata, hai effettivamente poco contatto col cameriere, ma comunque sia il servizio è ovviamente ottimo, perché le macchine lavorano meglio degli uomini. E poi siamo in Giappone, la tecnologia è super avanzata. Effettivamente non so perché mi diverto così tanto a fare video dove mangio e non dico niente, non mostro niente di effettivamente interessante, però ho deciso che anche oggi lo voglio fare, e quindi voi venite con me e non chiudete il video, grazie. Ok ragazzi, siamo al ristorante, come dovete vedere questo è il tavolo, queste qua sono le salse di soia in diverse salse, però non vedo le bacchette, o soffiramenti. Dio, dov'è? Bacchette? Bacchette e soffiramenti? Là! Va là! No, non ci credo! Ta-da! Ma che figo! 102, wow, che figo! Otori wasure ni go chuui kudasai. Kyushu no shoyu. È buonissimo. È buonissimo. È buonissimo. Non potete capire, mi sta sverginando la bocca. È buonissimo. でもパン
tutta carinduina. Ghost beef money. Faccio una bella ripresa da vicino. Se voi stesse provando solamente un decimo del piacere che sto provando in questo momento, sarei contento per voi, però non siete qua, siete là, voi lì, io qui, voi lì, io qui. No, Yuri. Dimmi. Ma, no, ma dai, cioè, hai ordinato le palle di cane e linguine alle vongole, cioè roba più giapponese non potevi scegliere, dai. Esco un attimo dal personaggio del cazzo, ma stare qui alle vonghe sono fantastiche! Really? Avete? Quale mangio per prima? Io? Quale devo mangiare? Quale mangio per prima? Prima... è normale. Normale? Vabbè, andiamo di questa però, dai. E oi! Com'è? Buonissimo! Buonissimo! La cosa figa di questo Amazushi che abbiamo qua vicino a casa è che questo qui ti mostra il totale per tutti gli ordini che hai fatto e quindi non devi farti tutto il calcolo a mente come succede in tutti gli altri ristoranti. Per ogni piatto spendi 150 yen, fai il calcolo, se vai in matematica 150 per 10, 307. A few later. Ed infine come ultimo ordine, ma non per importanza, ovviamente il gelato. Che come tutti sanno è un tipico alimento giapponese. Anche a caffè ci si affida. Ragazzi, grazie per aver guardato questo video e sono contento di aver mangiato la faccia vostra e spero che questo inutile video senza alcun contenuto vi sia comunque piaciuto e che vi abbia tenuto attaccati, ancorati fino alla fine. Allora, io non posso mettere ancora gli altri perché non faccio gli stessi iscritti della persona che ho cercato di fare la parodia in questo video, quindi non posso dire che ci guadagno. Alla faccia.
lasciate un like, condividete e ci vediamo al prossimo video in cui mangiamo del ramen e l'udon. Ciao.